Siamo con il professor Bartolini, docente di economia politica dell'Università di Siena, che si occupa da molti anni di studi di felicità e benessere. È autore del libro Manifesto per la felicità, edito da Donzelli nel 2010 e poi da Feltrinelli, nonché di numerosi articoli e di pubblicazioni scientifiche sullo stesso tema. Professore, i suoi lavori, partendo da dati empirici, indagano sulle dinamiche economiche che determinano il benessere. L'economia, intesa come scienza economica, è nata e cresciuta come scienza del benessere. Secondo lei, perché l'utilità dei modelli neoclassici non descrive quello che è il vero benessere degli individui misurato empiricamente? Perché è incompleta. Quando noi studiamo le funzioni di utilità in un corso di microeconomia del primo anno, quello che ci raccontano è che quelle funzioni di utilità dipendono soltanto dai beni che vengono consumati. Più la gente consuma, e più ha utilità, più ha benessere, più è più soddisfatta, eccetera. Questo non è che non è vero, è vero, e i dati sulla felicità lo confermano, solo che è largamente incompleta, nel senso che manca tutto quello che è veramente importante per la felicità, nel senso che i consumi contano poco. Ci sono cose che contano molto di più e che non vengono incluse in quelle funzioni di utilità. Per esempio, conta la qualità delle relazioni tra le persone, che è la determinante più importante del benessere e che pesa tanto comparato alle condizioni materiali di vita, ai consumi, ha un peso molto più grosso. Manca, poi ci sono solo i consumi assoluti in quelle funzioni di utilità, ma i consumi relativi contano tanto, la gente si paragona tra sé e trae soddisfazione o insoddisfazione dal fatto di consumare più o meno rispetto alle persone con cui si paragona. Insomma, non c'è niente che non va in quelle funzioni di utilità, tranne il fatto che raccontano solo un pezzettino della storia e molto lontano dall'essere quello più rilevante. Quindi manca tanto. Dunque, il cuore della sua teoria e della sua critica alla crescita economica è il meccanismo della negative endogenous growth. Potrebbe descriverci brevemente la sua dinamica? L'idea è che i soldi servono realmente in una società in cui quello che la gente ha in comune si degrada. Le faccio un esempio. Immagini di vivere in una città che diventa troppo pericolosa per uscire la sera, oppure che la sua rete di amicizie scompaia, lei telefona alla gente, nessuno vuole più uscire la sera perché nessuno ha più tempo. Allora lei deve passare le sue serate in casa e per farle in modo divertente si riempie la casa di home entertainment, si compra la PlayStation, la mega TV a schermo piatto, DVD, giochetti di ogni tipo. Nel momento in cui lei fa questo, sta comprando beni privati e costosi che sostituiscono qualcosa che era comune ed era gratis, perché una città vivibile è un bene comune ed è gratis, così come una rete di amicizie. Si immagini per esempio la situazione degli anziani, adesso quando sono soli e malati gli compriamo la badante. Prima c'era un tessuto sociale di quartiere che si prendeva cura degli anziani, qualcuno passava a fare la spesa, qualcun altro li passava a trovare. Adesso il tessuto sociale dei quartieri non c'è più, ci vuole la badante, cioè un bene privato e costoso che sostituisce qualcosa che era comune ed era gratis, un tessuto sociale nei quartieri. Questo vale pari pari anche per l'infanzia dei bambini. Io appartengo a una generazione cresciuta per la strada, voi non avete sicuramente potuto fare questo, perché nel frattempo, tra quando ero piccolo io ed eravate piccoli voi, le città erano state invase dalle automobili. Quando ero piccolo, parlo di bambino proprio, si giocava a pallone nel mezzo di strada, se arrivava una macchina si fermava, aspettava finisse l'azione. Le città hanno distrutto la possibilità dei bambini di muoversi autonomamente nelle città, che vuol dire la possibilità di fare delle esperienze sociali autonome. Adesso i bambini sono molto più soli di prima, crescono in casa, socializzano con gli schermi anziché con le persone. Devono essere costantemente supervisionati quando escano, devono avere un adulto alle costole, leggi, nonno, ma magari babysitter. Tutta questa situazione crea delle spese perché appunto dobbiamo spendere per babysitter, dobbiamo spendere per giocattoli tanto, per riempire la solitudine di questi ragazzi che sono sempre da soli. Insomma, giocattoli, babysitter sono spese private che sostituiscono qualcosa che prima era comune ed era gratis, una città a vivere per i bambini. E se non ti fidi di qualcuno, puoi pagare qualcun altro che lo controlli. Se hai paura che ti invadano la casa, ti puoi dotare di sistemi d'allarme, porte blindate, eccetera, eccetera. Sono tutti esempi in cui spese reali sostituiscono qualche bene comune che è in declino.
Il punto è che la crescita economica può essere promossa dal declino dei beni comuni, se tutta questa roba che le reti di relazioni ci danno non ce l'abbiamo più perché le reti di relazioni scompaiono, allora ci vogliono i soldi. In questo senso i soldi svolgono una funzione reale di protezione del benessere della gente. Poi c'è una funzione illusoria, che è quella promessa dalla pubblicità, che ci ripete costantemente un messaggio esistenziale. Se sei solo, se hai paura di essere escluso da questa società, compra, perché la tua tessera di socio di questa società è nel comprare. La soluzione ai tuoi problemi è comprare di più, che implica avere più soldi. Naturalmente questa soluzione non funziona, perché sono le relazioni la cosa più importante per il benessere della gente e le relazioni richiedono tempo. Magari la soluzione al disagio delle persone è comprare meno, non di più, per avere più tempo e per curare di più le proprie relazioni, ma questo non è il messaggio promosso dalla pubblicità, perché la pubblicità promuove cose che si possono vendere e nessuno vende gli affetti e nessuno vende il tempo. Tutto questo crea una pressione reale e culturale per comprare in un mondo in cui i beni comuni scompaiono. Parlo di beni comuni riferendomi anche all'ambiente, perché questo vale pari pari anche per l'ambiente. Se il mare che avete vicino a casa diventa troppo pericoloso per farci il bagno, vi comprate un bel biglietto per un paradiso tropicale, un bene privato e costoso che sostituisce un bene comune, il mare. Naturalmente, appunto, comprando tutta sta roba dobbiamo lavorare di più, dobbiamo produrre di più, generiamo crescita economica. Quindi la crescita economica può essere la reazione a un degrado di ciò che abbiamo in comune in termini di relazioni o in termini di ambiente, ma questo degrado a sua volta può alimentare la crescita. Consumiamo di più, produciamo di più, quindi inquiniamo di più, corriamo di più, curiamo di meno le nostre relazioni. Usiamo di più la macchina, inquiniamo di più le nostre città, le rendiamo ancora più vivibili. Insomma, più crescita può significare meno beni comuni. Quindi tutto questo è un circolo vizioso in cui la crescita economica è il risultato di un degrado dei beni comuni, ma a sua volta la crescita provoca tale degrado. Questo meccanismo è un circolo vizioso il cui risultato è crescita economica pagata al prezzo di una povertà crescente di quello che abbiamo in comune. E siccome diventiamo più ricchi di beni privati e più poveri di beni comuni, non ci possiamo aspettare che questo generi un aumento del benessere. E questa è la mia spiegazione del perché nei paesi ricchi il benessere e la felicità non è aumentato con la crescita economica. Nell'attuale scenario di crisi perdurante del sistema economico e anche di quello sociale, il dibattito sulle politiche economiche, sembra dividersi, come nel secolo scorso, fra i neoclassici ortodossi del rigore e invece quelli che potremmo genericamente etichettare come neo-keynesiani, che vorrebbero a loro volta massicci investimenti pubblici. Sono due visioni opposte che mirano però allo stesso obiettivo, sostanzialmente la ripresa della crescita economica e dei consumi. Il suo pensiero dove si colloca rispetto a questa eterna disputa? Giustamente lei nota che queste cose hanno una cosa in comune, che è il puntare sulla crescita economica. Il problema della crescita, non è solo che è indesiderabile. Parlando dei meccanismi di crescita endogena negativa, la crescita attuale è in gran parte il risultato di un aumento del malessere. È dovuto a questo, a un aumento del malessere, a un'erosione dei beni comuni. Quindi il problema non è però soltanto che la crescita è indesiderabile, il problema è che la crescita è proprio impossibile. E non per motivi ambientali, come dicono gli ambientalisti, che se continuiamo a crescere distruggiamo tutto, il che naturalmente è vero. Il problema è che la crescita è impossibile perché la gente non espande i propri consumi. E i consumi sono al palo, in realtà sono al palo da 30 anni. È 30 anni che i consumi non crescono se non attraverso i metodi che adesso le racconterò. Perché non crescono i consumi? Perché la gente è già ricca, perché la gente ha già di tutto, perché è molto difficile convincere persone che hanno già di tutto a comprare ulteriormente. In un certo senso, i consumi non si espandono perché il capitalismo ha compiuto la sua funzione storica, l'ha veramente compiuta, che è l'espansione dell'accesso ai beni di consumo per la gente, la liberazione dalla povertà di massa, l'aumento della prosperità materiale. Questo è il mondo in cui il capitalismo fortunatamente ci ha portato, perché il capitalismo ha questa straordinaria capacità di rendere sempre più facile produrre qualunque cosa.
Ed è 2 secoli che fa questo ed ha continuato a far questo anche negli ultimi 30 anni, quando con la rivoluzione digitale produrre qualunque cosa è diventato molto più facile. L'aumento della produttività ci ha resi tutti molto più ricchi sul piano materiale, ha fatto espandere i nostri consumi. Ma l'idea degli economisti che la gente desideri espandere indefinitamente i propri consumi è un'idea totalmente senza fondamento. La gente espande i propri consumi fino a che non arriva a un certo livello di prosperità materiale. Dopo, quello che conta per il benessere della gente sono altre cose. Conta il miglioramento della qualità della vita, conta avere più tempo, conta avere migliori relazioni, conta stare in un ambiente di qualità migliore. Quello diventa il progresso economico per la gente, non comprare più cose. Gli economisti però sono attaccati all'idea che progresso economico voglia dire esclusivamente comprare più cose, ed è per questo che sono attaccati all'idea della crescita, che promuovono come soluzione a qualunque problema sociale. Assolutamente qualunque problema sociale viene risolto dalla crescita nelle proposte degli economisti. Abbiamo il problema con Daesh, con lo Stato islamico, ma naturalmente è soltanto un problema di povertà. La crescita economica risolverà quel problema. Abbiamo un problema con gli immigrati, ma sicuramente è esclusivamente un problema di crescita economica. Dobbiamo crescere di più per assorbire tutta quella manodopera che sta entrando ed anche per rassicurare i residenti dalle paure economiche che l'immigrazione causa. La crescita economica è la soluzione a qualunque problema sociale, secondo questa visione assolutamente utopistica, assolutamente sganciata dalla realtà. La verità è che è 30 anni che non cresciamo più in Occidente, non cresciamo più perché non è la tendenza naturale dei sistemi economici quella di crescere indefinitamente. Questa idea degli economisti non ha nessun fondamento, nessuno. Non c'è nessuna teoria economica che ci dica convincentemente che che il destino naturale di un sistema economico è crescere indefinitamente. E non c'è nessuna evidenza che le cose siano così. Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un pochettino di crescita economica, poco, insomma, diciamo intorno o sotto il 2% di media per i paesi occidentali, che quasi non è crescita economica. Questo pochettino di crescita economica è stato affidato esclusivamente ai meccanismi di crescita endogena negativa, aumento della pressione sulla gente, aumento della solitudine, aumento dell'isolamento sociale, e la risposta a tutto questo è cercare di diventare più ricchi, che un pochino di crescita economica la produce. L'altro meccanismo attraverso il quale si è cercato di produrre crescita economica è la creazione di bolle speculative, una dietro l'altra. Sono 30 anni che tutte le banche centrali del mondo, a cominciare dalla Federal Reserve Bank negli Stati Uniti, negli anni 80 cominciarono, iniettano quantità pazzesche di liquidità nel sistema economico nel tentativo di creare crescita economica. Il meccanismo è questo, fondamentalmente. Tutta questa liquidità finisce nelle mani degli speculatori e crea delle bolle speculative finanziarie o immobiliari. Le bolle speculative fanno sentire la gente un po' più ricca. Chi ha le case si sente un po' più ricco perché i prezzi delle case stanno salendo. Chi ha i titoli in borsa si sente un po' più ricco perché il valore dei suoi titoli sta crescendo e allora spende un pochino di più. Tutto questo meccanismo è basato esclusivamente sulla creazione di illusioni di ricchezza basate sulla creazione di bolle speculative. Le bolle speculative purtroppo hanno un grosso difetto, che prima o poi scoppiano. Quindi tutto questo si è risolto nella creazione di un sistema economico la cui stessa esistenza come sistema che cresce è basata sull'instabilità. Perché quando basi la crescita di un sistema economico sulle bolle speculative, per forza hai creato instabilità, perché le bolle scoppiano, prima o poi scoppiano. Questa è la storia che abbiamo vissuto nel 2008. L'esplosione di una gigantesca bolla speculativa che è stata alimentata da 30 anni precedenti di politiche monetarie iperespansive e che a un certo punto è esplosa lasciandoci tutti più poveri. Tutto questo non ha nessun senso, sono semplicemente le convulsioni di un mondo che non ha capito che la crescita è finita e che bisogna puntare a un progetto di società post-crescita. Un progetto realistico, perché non c'è niente di peggio di una società che è una società della crescita, ma non ha la crescita.
perché tutte le nostre prospettive sono puntate sulla crescita. In questo senso anche ambedue le prospettive che citava lei sono ambedue puntate sulla crescita. Prenda per esempio la ricetta keynesiana, espansione del debito pubblico. Ma l'espansione del debito pubblico è la tipica manovra che viene fatta da chi pensa che le prossime generazioni saranno più ricche. Tutta l'idea di economie create a debito è basata sull'idea che le prossime generazioni avranno più soldi e quindi sarà più facile per loro pagare i debiti. Non solo il debito pubblico è basato sull'idea, ma le stesse pensioni. Tutto il sistema pensionistico è basato sull'idea che le prossime generazioni pagheranno perché saranno più ricche. E se questo non è vero, come non è più vero? Se questa è una totale illusione, che cos'è che stiamo combinando? Stiamo affogando il mondo in un mare di debiti, in un mare di instabilità a causa delle bolle speculative, in un sistema che non cresce più e che non potrà mai pagare tutto questo. È totalmente una follia. È la convulsione di un mondo che ha un problema culturale. È un mondo che in qualche modo ha funzionato perché il capitalismo ha prodotto crescita economica, ci ha resi tutti più prosperi e ha risolto un sacco di problemi enormi a partire dalla povertà di massa. Punto. Questo risultato l'abbiamo raggiunto, teniamocelo stretto e cerchiamo di progettare una cosa realistica, cioè una cosa che vada bene per una società che non cresce più. Il che non vuol dire che non ha più progresso economico, perché il progresso economico c'è, ma in un'altra forma. Non comprare più cose, ma aumentare progressivamente il tempo libero, la qualità della vita, la qualità delle relazioni, la qualità dell'ambiente. È qualità il progresso economico di cui abbiamo bisogno, non crescita economica. Tutto questo produrrà disastri senza limiti, sta producendo disastri senza limiti. Il capitalismo, ripeto, è un sistema economico che tende a far divenire più facile produrre qualunque cosa e questo è il suo grande vantaggio. Il capitalismo ha anche un grande svantaggio, che questa enorme forza espansiva che ha e che espleta aumentando la facilità di produrre beni si dirige anche da altre parti, anche in altre direzioni. La forza espansiva del capitalismo tende a colonizzare tutta la società e a commercializzare tutta la società, tende a commercializzare il tempo, le relazioni, l'infanzia, la politica, perché la politica è diventata in vendita. Tutto viene commercializzato in un sistema capitalistico. Questo è l'altro, è l'aspetto negativo della grande forza espansiva del capitalismo. Una società che capisce come usare il capitalismo fa questo, lascia espandere la capacità produttiva del capitalismo finché non arriviamo al punto in cui siamo arrivati, quello della prosperità materiale. A quel punto il capitalismo, siccome non riesce a fare più profitti con l'espansione delle vendite perché la gente non compra più, a questo punto il capitalismo tende a fare profitti in altri modi. Quali modi? Entrando in tutte le sfere della vita sociale in cui in realtà non dovrebbe entrare, per esempio sottoponendo i bambini a una pressione commerciale gigantesca perché comprino, rovinando l'infanzia, perché gli architetti globali dell'infanzia sono diventati le multinazionali e non è una buona infanzia quella gestita dalle multinazionali. Il capitalismo tende a commercializzare il nostro tempo, tende a commercializzare le nostre relazioni, tutti i campi della vita sociale dove non dovrebbe entrare, e se impariamo a usare il capitalismo bene lo teniamo fuori da questi campi. Il problema è che questo non l'abbiamo capito e in economia c'è un gigantesco problema di pensiero dominante che tende a pensare che l'estensione desiderabile del capitalismo è quella massima possibile. Pensare questo vuol dire non aver capito niente, perché il capitalismo funziona quando lo contieni e lo fai funzionare e sviluppare nelle cose che sa fare e che sono utili socialmente, cioè rendere più facile produrre tutto, aumentare la produttività. Funziona se lo lasci fare quello e se lo tieni limitato e fuori da tutte le sfere della vita sociale in cui non deve entrare. Ma naturalmente se facciamo questo non avremo crescita. E questo è il problema attuale, non avere capito questo e puntare su una società della crescita quando la crescita non l'avremo più. Significa creare un basare pochissima crescita economica su un mare di instabilità e su un mare di malessere. Rethinking Economics promuove il pluralismo nello studio dell'insegnamento dell'economia.
Lei crede che la cosiddetta scienza triste abbia fatto passi in avanti in questo senso una volta preso atto dei suoi limiti dopo la crisi di cui abbiamo parlato poco fa, del 2008? Ma la scienza triste in qualche modo sta imparando a sorridere, perché se lei guarda tutto l'enorme lavoro che è stato fatto sull'Homo economicus negli ultimi 20 anni, neuroscienze, esperimenti comportamentali, anche l'economia della felicità, ci ha raccontato molto su come siamo fatti. Quello che viene fuori da tutto questo lavoro sull'Homo economicus è che noi non siamo uomini economici, siamo molto diversi da una descrizione in cui la gente fa le proprie scelte solo in base alle proprie convenienze e per motivi strumentali. Non è che noi non siamo capaci di questo, siamo capaci anche di questo, ma siamo capaci anche di molto altro. Siamo capaci di agire per motivi etici, siamo capaci di comportamenti reciprocanti, siamo capaci di altruismo, siamo capaci di un sacco di cose oltre quelle presupposte dall'homo economicus, e questo ormai lo sappiamo da tutto quello che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni su queste ricerche. La scienza economica era chiamata la scienza triste per la sua visione dell'essere umano, per la visione dell'homo economicus, che è una visione triste. Ma visto che questa visione si è dimostrata un falso scientifico, ma è letteralmente una balla, non siamo fatti in quel modo lì. Allora forse l'economia si sta avviando sulla strada di non essere più una scienza triste. Magari comincia anche un pochettino a sorridere, nonostante che su questo sia tuttora un'enorme resistenza all'interno della disciplina. Però la penetrazione di questa evidenza è continua, progressiva. Il fatto che l'economia cambi profondamente pelle a questo punto, secondo me, è solo una questione generazionale. C'è molta inerzia e molta resistenza nelle generazioni più vecchie di economisti, ma le generazioni più giovani sono veramente un'altra cosa. Un'ultima domanda, quali sono i tre libri o i tre autori che hanno maggiormente influenzato i suoi studi? Polanyi, La grande trasformazione, Fred Hirsch, Limiti sociali allo sviluppo, il terzo, Elinor Ostrom. Grazie. Grazie a me. Grazie ragazzi.